È risuccesso. 104.000 mi piace per la tastiera a 104 tasti a una lunga durata di oltre 5 milioni di interruttori. Provate a tradurlo qua sotto nei commenti e ditemi cosa vuol dire questa cosa, perché onestamente 5 milioni di interruttori non l'ho capito. Tra l'altro, montatore, mi tolga quella scritta lì, perché non ci voglio arrivare a 3.000 sub. Siamo a 2.400 quasi, mancano 600 sub alla maratona da 72 ore. Se vi siete visti quella precedente da 48, capirete che quella di 72 un macello farla, soprattutto di notte, schifosi, perché c'era in live. L'abbiamo comprata, la tastiera impermeabile di Wish, di AliExpress, che tanto arriva tutta da quella zona. Amici miei, benvenuti in questo nuovo unboxing di Wish. Oggi siamo qui con un prodotto che mi avete obbligato a comprare nel precedente episodio degli unboxing. Siccome avete raggiunto il numero di piace richiesto, siamo qui con la tastiera, la lurida, ragazzi. Purtroppo mi è arrivata senza scatola, cioè è arrivata questa roba che poi vedrete. Tastiera da gioco, mouse, combo USB, cablato, keyboard, gamer kit impermeabile, multimedia, LED elettroilluminato, RGB, tastiera, mouse, set per PC Spain EU Pro Gaming Tournament. 5,93€. Una tastiera impermeabile. Tra l'altro esistono le tastiere impermeabili da gaming? Io non ne ho idea, anche perché, cioè, di base io gioco sulla scrivania, non in bagno. Questa è la panoramica. Tra l'altro nessuno ha comprato sta roba, credo. Sono il primo. E tra l'altro sono 999 unità disponibili. Erano 1000, poi ne ho comprata una io. Però vabbè, mi sono fidato. 5,93€. 93 limite, butti via i soldi. Comunque, ragazzi, possiamo regolare la tastiera di tre livelli: 800, 1200, 1600. Non ho capito che cosa, onestamente. Numero di chiavi: 104 chiavi. Connessione cablata, comunque USB, cioè la versione quella sia mouse e tastiera, la versione sia solo tastiera. Io ho comprato solo la tastiera, potevamo prendere anche la combo, solo che costava 2 euro in più. Troppo! Comunque questa è quello che dovrebbe essere arrivato a casa. E come vedete non c'ha marca, quindi di base cosa succede? Tutte le volte che abbiamo comprato della roba del genere è arrivata a casa poi una roba di qualche marca esotica, insomma. Smooth and easy handle without slipping. Tra l'altro tutta roba estremamente plasticosa. Come vedete, beh, la solita tastiera da gaming di AliExpress. Che però, raga, piccolo appunto, secondo me adesso questa roba qua, io non la conosco questa marca qua, però è estremamente cinese, si trova anche su Amazon. Questo significa che da AliExpress la coppano i dropshipper e poi la mettono su Amazon. Andiamo a testarla. Questa è la tastiera, è della marca Rigaming. Allora, di base si presenta con i suoi 104 tasti, che tra l'altro è letteralmente quello che abbiamo qua nella foto, se vedete, anche la parte qui, solo che non so per quale ragione non mi ci mettono poi la marca. Poi di base, vabbè, le tastiere sono tutte identiche e il font dovrebbe essere quello italiano, credo che sia quello italiano, comunque europeo. Di base fondamentalmente è la classica tastiera plasticosa da gaming che vi ritrovate sotto l'albero di Natale quando i vostri genitori vi fanno un regalo ma non capiscono niente, ed è un macello. Comunque qua vedo anche il modello della tastiera, si chiama RK400. Cerchiamola. Ma non esiste questa tastiera? Ritec EU. Questa roba qui si trova anche su eBay, 36 euro. Però poi se vado su Amazon la troviamo a 19,99 euro, che però non è la stessa. Non è la stessa. E poi la troviamo anche su Ritec EU. Raga, ma si può comprare anche da questo sito? Procedura di installazione, c'ha tutte le sue robe. 5 su 5, guarda caso è 5 su 5. 20 euro costa su Amazon, io l'ho pagata 5. Mo' vediamo se è vero, se rivale effettivamente 20 euro italiani oppure 5 euro cinesi. Testiamola. E qua, secondo me, lo scam è dietro l'angolo. Questa è la tastiera, tra l'altro abbiamo anche i due supportini qua in basso per tenerla su, per tenerla un po' in piedi. Adesso la proviamo ad attaccare e vediamo che cosa succede. Tastiera, il layout è il solito, qua abbiamo i tre tastini qua del num, caps e lo scroll, che non so che cosa sia lo scroll, qua non vedo altra roba. Però di base non ha tasti esotici a parte questo e questi tasti qui che sono un po' diversi ad esempio dalla mia. Questo è FN, qua è FN, cioè, però c'è anche questo qua che io su quell'altra tastiera non ho. 104 tasti però ha. Il cavo, raga, è quello classico delle prese di corrente, quelle luride, quindi non è un cavo rinforzato, ma è un cavo fatto credo di mais, farina di mais. È un po' moscio, raga, non è come quello rinforzato, vabbè, non è che si può pretendere chissà che cosa, perché ovviamente è una cacchio di tastiera che su AliExpress si trova molto meno rispetto a Amazon, però la gente le compra su Amazon, così poi i dropshipper diventano ricchi e poi vanno a vivere a Dubai, alla faccia vostra, scemi. Compratele su AliExpress, aspettate 2 settimane in più e poi vi arriva la roba. Testiamo! Si accende, raga, clamoroso! E allora...
Allora, livello luminosità fa veramente cacare. Cioè, nel senso, vi faccio vedere una comparazione. Cioè, per farvi capire, questa è la tastiera della RI. Qua però il colore è un po' più potente. Però vi assicuro che la luminosità di quest'altra tastiera è tipo 3 volte questa. Adesso il non so perché il mio telefono le fa diventare più bright, insomma, le lucine. Ma vi assicuro che non è assolutamente così. Allora, i tasti F non funzionano neanche uno. Neanche premendo la combinazione Alt F oppure FN tipo 8, 9, 10, 11, 12. Questi tasti non funzionano in alcun modo. Ma vediamo come si comporta nell'ambito gaming, in particolar modo su un gioco, l'unico su cui si possono fare questi test, che è Fortnite. Cappellino tryhardino, cuffiettona esotica, e proviamo a fare un po' di build e vediamo se riusciamo con questa tastiera a combinare qualcosa. Niente raga, Fortnite, controllo coda servizi Epic. Pronto, Andrea? A few moments later. Dopo 3000 secoli di attesa, proprio il giorno che dovevo registrare io, raga, perché Fortnite ha deciso di crashare, i server non andavano, giusto il giorno a cui serviva a me. Siamo su Fortnite, non aprivo Fortnite, ragazzi, davvero da tantissimo tempo. Cioè, io di solito ultimamente lo sto aprendo solo durante gli eventi che guardiamo in live su Twitch. Però prima o poi mi ritornerà la scimmia di reinstallarlo sicuramente, giocarci anche in live così per il meme. Comunque raga, allora siamo in modalità creativa, così proviamo un po' la tastiera, vediamo un po' il feedback che abbiamo con la tastiera. Non c'è attualmente, non credo che ci sia nessun software da scaricare per alzare o diminuire la luminosità. A livello di plastica, raga, è comunque una plasticona, secondo me non li vale 20 euro, perché anche perché con tipo 10 euro in più vi prendete delle ottime Logitech, che secondo me sono le migliori attualmente. Ti devo dire, io l'ho pagata 5 euro, 5 euro li vale tutti. Allora, siamo su Fortnite nella modalità creativa. Tra l'altro vi ricordo che siamo in live tutti i giorni sull'altro sito, quello che inizia per T e finisce per Witch. Quindi se non avete un cacchio da fare la sera, ma soprattutto il pomeriggio, ci siamo, siamo lì a cazzeggiare. Ma allora raga, io vi devo dire, sto già qua un po' buildando, e ti devo dire, mi ricordo anche come si builda più o meno. Cioè, nel senso, adesso comunque il livello di Fortnite è che se non costruisci un colosseo mentre comunque sia stai pushando qualcuno, non sei nessuno. Io sono rimasto letteralmente a scala muro cappella, scala muro cappella, e a fare la roba basilare, diciamo, ecco. Non sono sicuramente un pro. Una volta mi dilettavo, poi lo skill gap tra tipo i pro player e i casual è estremamente altissimo adesso, quindi se non vivi su Fortnite non puoi fare assolutamente niente. Comunque vediamo dal punto di vista prettamente al di là del building, quello classico, che io so, raga, io purtroppo non mi ricordo assolutamente come si build in maniera seria, quindi cioè so fare tipo questi piccoli 90s, un minimo di building facile, basilare. Comunque, allora, siamo nel nostro box. Proviamo adesso a editare e vedere se ci ricordiamo. Allora, Ok. Estremamente veloce, ti devo dire. Non male. Oddio, raga, ma cosa cacchio è uscito nel frattempo? Fucile da... Ma raga, ma cos'è sta roba? Fucile pesante automatico. Ma cos'è sto robo, raga? Pronto? Cos'è successo? Allora, vediamo se ci ricordiamo un attimo. Allora, riproviamo, raga, un attimo. Pom, 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 pom. Ti devo dire, non è male, raga, non è male. A livello di editing anche è abbastanza fluido. Non è sicuramente una tastiera, diciamo, non economica, però il suo lo fa. Diciamo che per 20 euro, 5 euro. Diciamo forse no per 20 euro, però ad esempio per 5 euro su AliExpress non è male. E poi alla fine la maggior parte della roba da gaming che vedete, che non ha marca, comunque sia su Amazon, è tutta roba che arriva fondamentalmente da AliExpress, insomma da Alibaba, da quella roba, la grandi stock di gente che compra e poi rivende tipo a prezzi che non hanno assolutamente alcun senso poi su Amazon. Ma la cosa che ci interessa è, possiamo immergerla in acqua, siccome su Google c'era scritto che era impermeabile? Testiamola. Allora, andiamo nel lavandino e vediamo se è tipo, è veramente impermeabile. Andiamo al test. Allora, su Google c'era scritto che era effettivamente impermeabile, ma dobbiamo testarlo. Proviamo. Ci passiamo sotto la tastiera. Vedete, ci stiamo passando sotto la tastiera del Sium. Ok, la lasciamo sgocciolare un pochino. In teoria, una qualunque altra tastiera dovrebbe essersi sfondata in questo momento, credo, anche perché ci sono i contatti elettronici, le robe. Io spero solo che non mi esploda ovviamente in mano. Andiamo di là e vediamo se funziona di nuovo. Ovviamente questo non fatelo con le vostre tastiere, ma fatelo fare i professionisti. Attacchiamo la tastiera e vediamo se funziona.
Raga, non c'ho parole. Cioè, si accende di nuovo. La vera domanda che mi pongo io a questo punto è: se funziona, ma non è che tutte le tastiere sono veramente impermeabili? Come fa a funzionare ancora? Vediamo. Come cacchio fa a funzionare ancora dopo che l'abbiamo letteralmente riempita d'acqua? Ma soprattutto, come si toglie il fatto che io posso continuamente volare? C'è modo di levare sta roba? Volare? È veramente clamoroso, ragazzi. Non ho assolutamente nessun tipo di... Ecco, sono sbattuto. Mi viene il dubbio, raga. Non è che adesso le tastiere, invece di dover tipo smontare per lavare, basta tipo lavarle in lavatrice? Non fatelo, ovviamente. Però anche per questi non sono consigli finanziari. Però, raga, a me sembra che vada assolutamente. C'è ancora un po' di acquetta, ancora un po' di goccioline. Però pare che vada effettivamente. Quindi AliExpress aveva ragione. C'era scritto impermeabile, è veramente impermeabile. Sus! Comunque, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate della tastiera impermeabile di Wish. Non ho parole, ve lo giuro, raga. Sono abbastanza esterefatto. Molto ester, poco fatto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye.